Deuteronomio, prendiamo nel capitolo 33 e leggiamo insieme il verso 20 e il verso 21. Dio ci benedica. Allora si parla di Gad, stasera parleremo di Gad, dice: poi disse di Gad: benedetto colui che mette Gad al largo. Egli sta nella sua dimora come una leonessa e sbrana braccio e testa. Egli si è scelto le primizie del paese, poiché questa è la parte riservata al condottiero, ed egli vi è giunto alla testa del popolo, ha compiuto la giustizia del Signore e i suoi decreti insieme a Israele. Signore, parlaci, te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Questi versi che abbiamo letto stasera fanno parte di quel grande tesoro nascosto nella parola di Dio, che soltanto quando decidiamo di metterci davanti al Signore, di meditarlo, riusciamo a scoprire anche la ricchezza di questi versi e di quello che può uscire per noi da questi versi. Ci troviamo qui nella pianura di Moab. Israele ha terminato i suoi 40 anni nel deserto e fra un po' entrerà a Canaan, fra un po' entrerà nella terra promessa. Sono le ultime battute di Mosè. Mosè verrà chiamato tra poco dal Signore. Mosè non entrerà, sappiamo, nella terra di Canaan, ma entrerà in un luogo migliore della terra di Canaan. Entrerà in cielo. Ed è testimoniato di lui quando Gesù, se vi ricordate, sul monte della Trasfigurazione, permette a tre dei suoi discepoli, quelli più vicini, di vedere una visione estremamente celeste. E in questa visione celeste, oltre a esserci Gesù in splendide, sfolgoranti, candide vesti, compare anche Mosè ed Elia che parlano tra di loro, bellissimo, e che parlano appunto del Figlio di Dio. Quindi è testimoniato anche nel Nuovo Testamento che questa morte di Mosè non è altro che un trasloco che Dio ha organizzato dalla terra dei viventi all'eternità. Però, proprio perché si trova alla fine dei suoi giorni, Mosè, per lo Spirito di Dio, vuole profetizzare su tutte le tribù di Israele. È come per dire l'ultima benedizione, l'ultima profezia che lui può dare in relazione al futuro delle tribù di Israele. E se voi andate nel capitolo 33 e lo leggete tutto quanto, voi scoprite proprio che c'è una benedizione per ogni tribù. È finito il momento difficile del deserto e per ogni tribù Dio ha riservato una benedizione, per ogni famiglia Dio ha riservato una benedizione. È una cosa che mi piace molto da sempre notare nella scrittura, è che il Signore, pur non facendo particolarismi di sorta, ha una benedizione speciale ed unica per ogni tribù. Non benedice tutti alla stessa maniera. Per ogni tribù c'è una benedizione speciale, specifica, profonda, che interessa a quella tribù, a quella gente, a quel popolo. Innanzitutto voglio dirti una cosa molto molto importante. Non desiderare quello che Dio ha dato agli altri, perché Dio ha dato a te qualcosa di unico. Tu sei davanti al Signore non un numero, sei una tribù, sei una famiglia, sei un popolo, sei una eredità davanti al Signore. Quindi non è che il Signore non ha tempo e quindi stabilisce una benedizione per tutti così in egual maniera, giusto per rendere felici tutti. Anzi, vi direi di più: se il Signore dovesse benedire tutti alla stessa maniera,
poi alla fine non sarebbe così giusto. Perché non sarebbe così giusto? Perché dimostrerebbe di non conoscerci, di non conoscere i nostri bisogni, di non conoscere il nostro grido, di non conoscere le nostre vie, di non conoscere il nostro futuro. Una cosa uguale per tutti. No, il Signore, che bello, dice il profeta, ci ha chiamato per nome. E proprio questo fatto che Dio ci ha chiamato per nome indica la relazione personale profonda. Non mi chiedete come fa, ma lui è in grado di avere una relazione profonda e personale con tutti. Con tutti. Lui è Dio e lui può farlo. Pensate, ci ha chiamato per nome, persino quando ci ha riscattati. È vero che Giovanni l'Apostolo dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Ma è altrettanto vero che i profeti, quando parlano di questa rivelazione meravigliosa intorno al dono di Dio, parlano in modo personale. Io ti ho riscattato, tu sei mio, io ti amo, io ho scritto, pensate un po', il tuo nome nel palmo delle mie mani. È sicuramente una figura meravigliosamente profetica che riguarda la croce, l'opera al Calvario, come per dire: guarda quello che mi è successo nelle mani, guarda la sofferenza, ecco, quei chiodi hanno scritto il tuo nome nel palmo delle mie mani. Quello che io l'ho fatto per amore. Io ti ho riscattato e ho, fatemi usare questa parola, ho la firma nelle mani che ti ho comprato, che adesso sei mia, che nessuno ti può rapire dalla mia mano. E anche in questa benedizione profetica per tutte le tribù c'è una benedizione profetica per ognuno di loro. E stasera meditiamo, seppure velocemente, proprio su Gad, settimo figlio. Gad, una tribù che oramai, come le altre tribù, insomma, ha passato momenti piuttosto difficili nel deserto, ma alla fine di questi 40 anni, difficili 40 anni, Dio ha riservato qualcosa di prezioso, qualcosa di meraviglioso. Se andate a vedere il significato di Gad, Gad significa buona fortuna. Non credo che nell'ebraico antico venga fuori questa parola, ma se andate a vedere nei commentari di adesso, tutti parlano di fortuna, buona fortuna. Vabbè, noi la fortuna ce l'abbiamo, e la fortuna nostra è aver incontrato il Signore. Cancellate questa parola fortuna e parliamo di privilegio e di grazia. Ma questo per dirvi che forse il nome Gad, che vuol dire fortuna o quantomeno possibilità di essere benedetto, possibilità di vivere bene la sua vita, dipenda unicamente dalla capacità che Gad avrà di stare al centro della volontà di Dio. Non so quanti ci stanno ascoltando in diretta, ma eventualmente, se c'è qualcuno in mezzo a noi che si ritiene, tra virgolette, sfortunato, che si ritiene sempre vittima magari delle cose, voglio dirti una cosa semplicissima: molto dipende dalle scelte che tu fai nella tua vita. Non te la prendere con gli altri, perché se scegli di stare nella volontà di Dio, se scegli di stare al centro della volontà di Dio, tu non ti sentirai mai sfortunato, ti sentirai anzi benedetto, anche se passerai per delle prove, anche se passerai per delle difficoltà. Se sei al centro della volontà di Dio, tu avrai riposo anche nel bel mezzo di una battaglia, anche nel bel mezzo di una prova, di un percorso più o meno agitato. Non è la circostanza che ci dice se la nostra vita è favorevole o meno favorevole, ma è la decisione che abbiamo preso di stare al centro della volontà di Dio.
Se decidi questo oggi, tu sarai felice. Se decidi questo oggi, tu sarai benedetto, sarai benedetta. Se decidi che il tuo traguardo spirituale non è tanto avere, non è tanto cercare, non è tanto realizzare determinate cose, quanto quello di stare al centro della volontà di Dio, tutto il resto sarà abbondanza di benedizione nella tua vita. E quindi Dio decide, attraverso la parola profetica di Mosè, di benedire anche la tribù di Gad. E la prima benedizione che scende su Gad è questa, mi piace moltissimo, perché poi d'altronde stanno uscendo dal deserto, e il deserto, fratelli, non è facile. Alcuni di voi sono ancora nel deserto, sono ancora nella difficoltà, alcuni di voi stanno piangendo ancora, alcuni di voi si stanno ancora misurando con i venti del deserto. Beh, Dio vuole benedirti mettendoti al largo. Benedetto colui che mette Gad al largo. Innanzitutto, una cosa importante: non aspettare che altri ti mettano al largo. Dio vuole metterti al largo. Esci da queste ristrettezze, esci da questi confini che ti sei creato o che ti hanno creato gli altri, all'interno dei quali, una volta che ti sei messo, pensi che sia tutto lì. Dio ha altro, mettitelo qui in testa. E questo dipende da te. Dio vuole metterti a largo. E spesso il Signore ti offrirà delle occasioni perché tu possa prendere questo largo. Una delle occasioni che il Signore offrì a Pietro, se vi ricordate, era quello di dargli in prestito la sua barchetta per un sermone, per una predica. Sembrava che la cosa finisse lì. Vi ricordate? Gesù sale sulla barca di Simon Pietro e poi gli dice: Simone, scostati un poco da terra. Questo largo a volte nasce da piccole cose, da cose che possono sembrare inutili. Mentre noi aspettiamo subito di partenza, no? Per dire sì al Signore già i mari aperti, non ci rendiamo conto che magari quel mare aperto il Signore te lo concederà a partire da quel piccolo passo che Dio ti sta mettendo davanti e che devi fare per la sua gloria. Non disprezzare il giorno delle piccole cose. Vuoi una vita benedetta? Stai pregando per una vita spirituale benedetta, entusiasmante, gloriosa, al servizio di Dio? Non disprezzare il giorno delle piccole cose. Se Pietro avesse rifiutato quella piccola cosa quella mattina, probabilmente non avrebbe potuto sperimentare la grande pesca miracolosa nel mare aperto. Disse di Gad: benedetto colui che mette Gad al largo. È finito il deserto, Gad sarà messo al largo. Gad uscirà dal suo confine, uscirà dalla sua misera condizione di ristrettezza, perché Dio lo sta benedicendo. Dio lo vuole benedire e lo benedirà mettendolo a largo. Ti devi fidare del Signore. Devi prenderti la parola di Dio come una parola viva, profetica, una parola per la tua vita, come una parola vera, e poi ti devi fidare. Non devi costruire tu le strade, ma ti devi fidare delle strade che Dio ti metterà davanti e senza alcun dubbio percorrerle, perché quelle strade che apparentemente ti sembrano piccole, strette, inutili, forse anche poco piacevoli, sono le strade che ti stanno mettendo a largo nell'opera di Dio. Gad viene paragonato ad una leonessa che sta nella sua dimora. Mi sono un pochetto chiesto questa figura, no? Di Gad che viene paragonato a questa leonessa che sta nella sua dimora. E c'ha sicuramente, indubbiamente, un significato. Mi viene da pensare
come mai Gad, visto che un figlio maschio, non venga paragonato ad un leone, ma viene paragonato piuttosto ad una leonessa. E andando a fare una piccola, ma proprio piccola, piccola ricerca su quello che riguardano i leoni, le leonesse, ho scoperto che, questa non va a favore dei fratelli ovviamente, ho scoperto che il maschio è sempre un po' tonto nei leoni rispetto alle leonesse. Ruggiscono, mostrano i muscoli, sembra che è tutto in mano a loro. Sto parlando della famiglia dei leoni, riescono ad essere capobranchi, ma alla fine è sempre la leonessa che decide che cosa bisogna fare. È una predatrice. La leonessa è quella che porta cibo più di quanto lo porta il leone. Il leone è interessato a tenere il branco, soprattutto a tenere il luogo, è interessato a difendere dagli attacchi vari, dalle iene. La leonessa è interessata a prendere le prede. E permettetemi di dirvi una cosa, fratelli. Io ho sempre immaginato una chiesa che più che essere interessata ai luoghi, è interessata a fare prede nell'inferno, a prendere anime per la gloria di Dio. Gad non è chiamato a fare il leone, è chiamato a fare la leonessa. Sta nella sua dimora, ma quando è il momento che deve uscire, esce ed esce in modo regale, senza chiedere il permesso a nessuno. E questa cosa, tanti anni fa, ho portato la mia famiglia in uno dei pochi spazi familiari che abbiamo avuto in tanti anni, allo zoo di Napoli. E non so quanti di voi hanno avuto la possibilità di visitare questo zoo, a dire la verità, non curato proprio bene bene, ha fatto parlare purtroppo tante testate giornalistiche, ma è venuto anche un tempo insomma dove aveva il suo valore. E nella zona dei leoni era costruito una specie di angolo d'Africa dove chi voleva vedere questi leoni, a differenza delle tigri che erano in gabbie proprio, chi voleva vedere questi leoni si doveva affacciare da un parapetto e li guardava verso il basso e si creava proprio la scena del loro ambiente, le mura alte, il terreno. E in particolare non posso mai dimenticarmi una scena che poi mi ha portato appunto al passo della scrittura. Una leonessa che poi dopo ho scoperto che stava stesa, tranquilla, giù in una piccola grotticina che sembrava non essere interessata a nulla. E invece uno che andava avanti e indietro e ruggiva e guardava quelli che stavano in alto e ruggiva. E questa scena di vedere una che sembrava depressa, che non si muoveva proprio, e un altro che sembrava esaurito, che si muoveva troppo, mi ha fatto pensare, ho detto, che cosa è strano, uno che va avanti e indietro e un altro fermo. Finché non ho chiesto appunto a quelli, diciamo, che fanno parte della situazione, una curiosità. Perché una non si muove? Io già avevo pensato, una era malata, l'altro magari era, che ne so, era frizzante, boh. E ho chiesto, come mai uno si muove e l'altro no? Guarda, è semplicissimo, quello che si muove è maschio, quella che non si muove è femmina. E vabbè, fin qui. Ho detto, il maschio non ha capito che a voi non vi avrà mai. Sta mostrando la sua forza, vi vede da lontano e pensa che voi prima o poi scendete qui dentro. La femmina è molto più intelligente. Ha detto, questi hanno pagato il biglietto per venirci a vedere. È inutile che gli facciamo vedere quelli, le cose che ci fanno perdere tempo. In buona sostanza cos'è? La femmina sa che quello non diventeranno mai prede. Ovviamente si è abituata perché vive in quella... Il maschio no. Disabituato,
all'idea. Chissà, pensava, dice, prima o poi scendono qui dentro, li faccio vedere io. No, tipo così. Che il Signore ci aiuti a non essere una chiesa che fa rumore, ma essere una chiesa che vive nella sua dimora e che esce nel momento opportuno per conquistare per la gloria di Dio. Ed è una leonessa, perché la leonessa partorisce, perché la leonessa mette al mondo i suoi cuccioli e guai a chi glieli tocca. Che il Signore ci aiuti a essere una chiesa protettiva, soprattutto per chi è nato da poco, soprattutto per chi non ha ancora i denti, per chi come cucciolo salta ancora, no? Intorno a noi. Gad è chiamato a vivere la sua esperienza di fede e la sua esperienza spirituale in questo modo. Ma attenzione, è una leonessa che sta nella sua dimora, ma quando attacca, attacca anche con intelligenza. Perché cosa fa? Sbrana braccio e testa. Sembra quasi che sappia cosa toccare per fermare il nemico. Braccio e testa. Non prende tutto. Tocca le due cose che tolgono completamente la forza al nemico, la possibilità di agire. È come se lo lasciano in vita, lo lasciasse in vita, ma completamente debilitato. Non può fare più niente. Gli ha tolto un braccio e gli stacca anche la testa. La scrittura ci dice che noi dobbiamo stare attenti alle macchinazioni del nemico, che noi dobbiamo agire sulle macchinazioni del nemico e fermare il braccio del peccato, la forza del peccato. La Chiesa del Signore ha queste possibilità, ha questa capacità. Una Chiesa che non agisce su questa frequenza chiaramente può diventare vittima di assalti, può diventare vittima di attacchi, ma se è come una leonessa che guarda, scruta, è nella sua dimora. La Chiesa del Signore ha una residenza spirituale meravigliosa, è nella sua dimora, è nella casa del Signore, ma nel momento in cui deve agire sa come muoversi, sa cosa combattere, sa come fermare il nemico, e la sua azione è un'azione meravigliosa, geniale, è un'azione che gli permette di essere in prima linea. Si è scelto Gad, le primizie del paese. Allora, prima di concludere questa predicazione, scegliti le primizie del paese. Se vuoi vivere una vita ministeriale, spirituale, esuberante, scegliti le primizie. Prenditi il meglio nella presenza di Dio. Non scegliere perdonatemi, avanzi, non scegliere molliche che cadono dal tavolo, sii sempre pronto a prenderti il meglio, e io dico tutto quello che viene dalla presenza di Dio. Prenditi le primizie. Non saprei spiegarti in termini pratici quali potrebbero essere le primizie in una riunione di culto, durante una manifestazione di Dio. Non saprei spiegarti in termini pratici quali potrebbero essere le primizie, ma posso dirti in senso spirituale che Dio ti dà la possibilità di prenderti il meglio, il meglio, e tu devi imparare a prenderti il meglio, non gli avanzi, non lo scarto, non quello che gli altri ti lasciano. Sii geloso tutte le volte che vieni nella presenza di Dio e prenditi quello che necessita per la tua vita. Tutto quello che Dio ti mette davanti, prenditelo. Ricordo nel 1994, quando alcuni fratelli che mi avevano portato al Signore mi volevano indicare in che modo essere benedetto. Erano degli uomini straordinari di Dio, qualcuno è andato con il Signore, grazie a Dio tutti i fedeli sono rimasti al Signore, ma insomma
fratelli di un certo calibro, che quando parlavano erano veramente dei profeti di Dio. E mi ricordo un fratello che mi disse, all'epoca mi chiamavano Gennarino, mi disse nel guardarmi: Gennarino, non dire mai basta al Signore. Arriverà un momento che Dio ti benedirà così tanto che avrai voglia di dire basta Signore, basta, non ce la faccio più. Lì per lì queste parole non le ho comprese, però vi assicuro che sono arrivati dei momenti nella vita spirituale che la benedizione è stata così esuberante, così irresistibile e al tempo stesso incapace a gestirla, che fisicamente ti veniva veramente la voglia di dire Signore basta. La presenza di Dio era così forte, così salutare, così divina, così celeste, quasi che facevo difficoltà a reggerla, se non fosse stata per quella dichiarazione di quel fratello che tutte le volte mi è venuto in mente: non dire mai basta, non dire mai basta, forse avrei messo un limite alle cose del Signore. Non dire mai basta, perché la benedizione di Dio è un'eredità che più ne hai e meglio è, più ne ricevi e meglio è. Non dire basta perché la tua mente ti porta altrove, non dire basta perché ti preoccupa magari allargare i confini, non dire basta perché magari pensi che poi possa succedere qualcosa in casa tua piuttosto che al lavoro, non dire mai basta. Tutte le volte che il Signore verrà in casa tua, tutte le volte che il Signore verrà nella tua vita, benedici il Signore in maniera particolare e prenditi tutto quello che il Signore ti vuole dare, le primizie, prenditele tutte. Egli si è scelto le primizie del paese perché questa è la parte riservata al condottiero. Sapete una cosa? Quando una nazione attraverso il suo esercito invade un'altra nazione, non è che invadono quella nazione così. Ci sono dei punti strategici che andranno a prendersi prima degli altri. Può essere l'aeroporto, può essere la residenza del re locale o del governo. Non è che entrano nella città e le prime cose che trovano se le prendono. No, entrano, ci sono dei punti strategici e sono dei punti che potrebbero essere definite proprio primizie, punti importanti che saranno utili anche per il prosieguo, saranno utili per la loro espansione, saranno utili per fermare l'azione del nemico, l'azione dei conquistati. Nell'opera di Dio funziona anche così. Prenditi le cose che possono benedire in maniera particolare la tua vita. Io sento spesso genitori che pregano per i figli, e fate bene, pregate sempre per i figli, ma senza dimenticare che la vostra vita è una vita che comunque deve essere benedetta. Tante volte ho sentito: guarda, a me non mi importa, mi interessa più che venga benedetto mio marito. No, no, prega che il tuo marito venga benedetto, ma non in sostituzione della tua vita. Perché la tua vita, se viene benedetta, riesce anche a sopportare determinate cose. Se Dio benedice tuo marito, amen. La stessa cosa chiaramente per la moglie, per i figli, per i suoceri, per le suocere. Vabbè, questo è un capitolo a parte, ma però capite l'importanza. Siate gelosi delle cose che Dio vi vuole dare in modo personale e prendetevele, anche perché quello che Dio vi darà sicuramente serviranno anche di benedizione nella vita degli altri. È la parte riservata al condottiero. Decidi cosa vuoi essere nelle cose di Dio. Un condottiero? Cosa vuoi essere nelle cose di Dio? Un ospite? Cosa vuoi essere? Un assistente? Decidi. Uno che vede solamente, un protagonista, un condottiero, vuoi andare in prima linea? Cosa vuoi fare nell'opera di Dio? In base alle scelte che farai, Dio benedirà la tua vita. Ma non chiedere a Dio una parte riservata al condottiero se non vuoi scendere in battaglia, perché non è possibile.
Non chiedere al Signore qualcosa di speciale che determini la tua vita, se poi nei prossimi giorni sarà sempre la stessa. Se chiedi al Signore le primizie del paese, allora preparati, perché da questo momento in poi diventerai un condottiero. Bisognerà che guardi il nemico in faccia, bisognerà sentire l'odore del nemico, il ruggito di chi ti è di fronte, ma non temere, perché noi siamo condottieri e siamo sottoposti a un comandante che vince sempre. E il comandante, lo sappiamo chi è Gesù Cristo, il Signore della gloria. E concludo con l'ultimo verso. Condottiero e vi è giunto alla testa del popolo, ha compiuto la giustizia del Signore e i suoi decreti insieme a Israele. Ricordati sempre che se Dio ti benedirà tanto, non ti benedirà per isolarti da Israele. Alcuni confondono la benedizione pensando che quella benedizione sia al ritaglio personale o al ritaglio familiare. Bene, credo fermamente che Dio possa benedirti personalmente e familiarmente, ma credo altresì fermamente che ogni benedizione che scende sulla tua vita sia una ricchezza anche per Israele, sia una ricchezza per il popolo nel quale Dio ti ha posto, perché sei un membro di questo corpo, sei un membro di questo meraviglioso corpo. Gad andrà a largo, Gad diventerà un condottiero, Gad si prenderà le primizie del paese, senza dimenticare però che appartiene al popolo di Israele. Tutto quello che lui riceverà, lo riceverà stando in mezzo al popolo di Israele. Che il Signore ti dia quello che tu stai cercando. Che il Signore ti conceda quello che la tua preghiera da qualche mese sta presentando davanti al Signore. Ma sappi che non esiste benedizione che non dovrai condividere con Israele, il principe di Dio, la moglie dell'agnello, la sposa di Cristo Gesù il Signore. Perché ti piaccia o no, questo popolo è il popolo tuo. Vi ricordate cosa disse Ruth a Naomi? Il tuo popolo sarà il mio popolo. Eppure era una moabita, pensate. Avrebbe potuto dire, io sono però moabita, non voglio sapere, ho le mie abitudini. No, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio, la tua gente sarà la mia gente. Dove morirai tu, morirò anch'io. Questa è la dichiarazione di chi ha capito la bellezza del popolo di Dio. Allora avanti, senza fermarsi. Il diavolo passerà sicuramente e ti dirà chiacchiere. Lascia perdere, goditi la vita, ricordati che non c'è alcun godimento nella vita senza il Signore, senza la benedizione di Dio nella tua vita. Chiniamo insieme il capo e preghiamo.